L'inizio è festoso. Tanti applausi per il nuovo presidente del Torino Vidulic, che ha accompagnato la Palazzetti e Bodi, la nuova dirigenza, va a salutare i tifosi sotto la curva Maratona. Ma il finale è triste. Una pioggia di fischi si abbatte sui giocatori granata sconfitti per 0-2 da un bel Brescia, non a caso capolista. A fine partita, capitan Cravero, con gli occhi lucidi, parla chiaro. Io penso che il campionato è ancora lungo, penso però bisogna che cambi qualcosa. Non possiamo sempre pensare che le altre perdono, che c'è tempo, il 22 giugno, sì, ma se continuiamo così, il 22 giugno si allontana. Dalla bandierina parte la palla sulla quale si crea una mischia. Vai tu, vado io. Doni approfitta della confusione ed via a rete da distanza ravvicinata. 1-0 per il Brescia. I 22.000 delle Alpi continuano ad incitare il Torino, che nella ripresa tenta l'assalto, ma sulla respinta della difesa bresciana nasce il raddoppio. Antonio Filippini inserisce di nuovo il turbo e avanza nella metà campo granata, che sembra una prateria. Palla Bizzarri, libero sulla destra. Controllo e tiro. Casazza è battuto per la seconda volta. Non c'è niente da fare ormai. Sì, abbiamo sfruttato, diciamo, adeguatamente le nostre caratteristiche. Abbiamo chiuso molto bene il Torino perché aveva un po' di paura sulle zone laterali, eventualmente penetrazione degli scarchilli, dei cristallini, ma i ragazzi hanno disputato una gara dal punto di vista tattico direi eccezionale. Allora, il Torino che viene battuto da... e Bari sempre più vicino alla polvere. Questo il limpido verdetto della sfida giocata al San Nicola. Il 2-0 con il quale il Ravenna ha liquidato i pugliesi non ammette repliche. I gol di Buonocore al decimo del primo tempo e di D'Aloisio sul rigore all'ottavo della ripresa per atterramento di Schwok hanno affossato le speranze di promozione del Bari, che ora deve guardarsi le spalle, come dice il direttore sportivo Enrico Alberti. Pensare che un risultato positivo ci dava ancora fiducia e speranza. A questo punto non c'è da vergognarsi, che dobbiamo forse star dietro, stare attento a quello che succede dietro. E ad un Bari che da oggi pomeriggio si chiude nel ritiro di Pescia per riflettere sui suoi malanni, forse soprattutto psicologici, fa da contraltare un Ravenna che si catapulta di forza in zona promozione. L'allenatore Novellini. Mio fratello Giuseppe è venuto a vederla, gli ha portato fortuna, davvero una gran fortuna. Sì, credo, è tanto che non ci vedevamo e credo che ci abbia portato fortuna. Siamo meritati perché la squadra ha giocato, ha interpretato la partita in modo giusto e credo che la squadra abbia vinto meritatamente. La sentenza sui 3 punti di penalizzazione va messo il diavolo in corpo? Ma no, onestamente noi ci speravamo, a dire la verità, perché è un'ingiustizia. 3 punti sono venuti presi con rabbia quasi. Con rabbia e con tanto gioco. Dopo una prima frazione di sostanziale equilibrio, la partita trova la sua svolta in avvio di ripresa. Angolo di Cappellini, perentorio stacco di testa di Daniele Baldini e palla nel sacco. È il 5° minuto. Il Castel di Sangro prova a reagire. Al 13° Bonomi in azione personale tira di pochissimo fuori. Al 20° Martino manca la deviazione per un soffio. Subito dopo sono i toscani ad avere l'opportunità del raddoppio, ma Esposito da 2 passi cicca la facile conclusione. Alla mezz'ora è Pistella a buttare alle ortiche, calciando maldestramente, il tiro del possibile 1-1. Allo scadere, con i locali sbilanciati in avanti, arriva il secondo gol dell'Empoli. Tiro di Esposito ribatte Lotti sui piedi di Tricarico, che a porta vuota non ha difficoltà a mettere dentro. Spalletti, per voi un successo importante che vi proietta addirittura in zona promozione? Ma questo ci interessa poco, ci interessa molto il successo, importante come ha detto lei, perché siamo venuti a farlo su un campo difficilissimo contro una buona squadra che sono convinto sicuramente si salverà. Presidente Corsi, abbiamo visto uno spazio di mettere in onda le immagini. Eccolo qui le azioni che hanno portato i grigio-rossi di Sonetti a piegare la resistenza del Pescara a questa incursione di Bresciani. Bravo Bresciani in questo caso, il gol dell'1-0. Eccezionale il gol, per la precisione aveva uno spazio piccolissimo. Eccolo qui, il gol dell'1-0, poi c'è stato il raddoppio ancora a Bresciani dalla bandierina, dà il via all'azione che ha portato al raddoppio, eccolo qui, del difensore Susic. Rivediamo ancora, colpo di testa preciso, gol del 2-0 per la Cremonese. E poi c'è lo splendido gol, no, di Palladini per il 2-1, Giampaolo lavora bene questo pallone sulla fascia sinistra, il suo cross.
al centro, arriva Palladini, davvero molto bello, no? Potenza e precisione eccezionali. Eccolo qui, rivediamo, merita davvero il rallenti, questo gol del definitivo 2-1, vittoria per la Cremonese. Ma torniamo un attimo. Scoglio, perché il professore di Lipari ha inteso volutamente quanto inspiegabilmente, è la terza volta consecutiva che accade, ignorare il protocollo d'intesa fra RAI e Federazione Italiana Gioco Calcio sulla gestione delle interviste del dopo partita. Spazio allora alle immagini. Pronti via e al 13° scattato sul filo del fuorigioco, Guidoni sblocca il risultato. Fallisce il raddoppio un minuto dopo Marulla e al 30° i pugliesi pareggiano. E bravo Matrone, un ex in mischia, a sfruttare un grazioso omaggio della difesa silana. Non passano neppure 60 secondi che il Cosenza si riporta in vantaggio con Gioacchini, subentrato nel frattempo all'infortunato Marulla. Brivido per la porta dei calabresi al 35°, la girata di Axeldal sorvola di poco la traversa, poi al 3° minuto della ripresa, netto il fallo di Matrone su Mazzoli, Alessio dal dischetto porta i calabresi sul 3-1. Gara chiusa, ma che? I silani buttano alle ortiche occasioni su occasioni e al 35° il Foggia accorcia le distanze con una splendida percussione di Tedesco. Il Cosenza va in affanno e la squadra di Burnici realizza che può provarci e ci prova Tangor al 43°. Boraiuti è battuto, ma ci pensa Ziliani a salvare Caprecavoli. Franco, un minuto e mezzo. Del secondo tempo, squadre sull'1-1. Sesia calcia una punizione da 20 metri spostato a sinistra. 2-3 lisci, Jelpo guarda la palla attonito e un attimo dopo in rete, 2-1. Per il Genoa il KO, i calabresi della Regina stentano a credere ai loro occhi. La corsa verso la Serie A del Grifone è praticamente finita. Però c'è un dramma, un disastro, ma cosa è successo? Ma non lo so, so solo che abbiamo giocato male e abbiamo perso una partita che per noi era determinante e perciò non ci sono scuse. Senta, a questo punto la Serie A? Ah, giocando così la Serie A diventa un miraggio. Al 25° la prima rete calabra. Criniti batte una punizione, Dionigi prolunga la traiettoria. Jelpo si stende, ma non ci arriva. Il pareggio, dopo 10 minuti di pressione del Genoa, arriva al 44° nel primo tempo. Sbrizzo stende Pisano, unico merito del rossoblù in giornata pessima, e Masolini stavolta realizza il rigore. Era difficilissima perché il Genoa doveva vincere a tutti i costi per rientrare al giro promozione. Allora ho detto tanto vale ragazzi giocarla per vincere, proprio mentalmente, pronti via a partire, andare ad aggredirli e cercare di giocare la partita a viso aperto. La Lucchese torna alla vittoria dopo 7 giornate di digiuno. Un tonico 1-0 contro il Padova del neo allenatore Adriano Fedele. Rete scaturita dalla perfetta esecuzione di un calcio piazzato da Onofrio Barone. E la Lucchese torna alla vittoria, anche se c'è stata un po' di sofferenza. Ma era normale questo, perché ho detto, anzi, i ragazzi sono stati bravi a superare un ostacolo non indifferente con tutte le traversie che abbiamo avuto in settimana, oltre le assenze, le squalifiche, gli infortuni. Nelle file rossonere rientravano Braglia e Brambati, fuori rispettivamente da 5 e 9 mesi. Ai patavini mancava Allegri. Dopo la rete i biancoscudati si buttavano all'attacco. Sul finire del primo tempo Lucarelli impegnava Braglia. In avvio di ripresa ci provava De Franceschi. Al 17° era Rastelli a sfruttare un errore di Gabrieli, ma Castellazzi non si faceva sorprendere. A Fedele la sconfitta sta un po' stretta. Sì, abbiamo avuto un paio di occasioni anche abbastanza clamorose, però non ce l'abbiamo fatta a pareggiare, insomma anche onestamente avremmo anche meritato insomma, il pareggio, perché il secondo tempo in pratica abbiamo dominato la partita. Renato palla a fil di palo, in chiusura del tempo Agostini ha l'occasione buona per il raddoppio ma non il fiato sufficiente. I campani partono forte nella ripresa e al 19° arriva il pareggio. Bonomi resta a terra a centrocampo dopo uno sconto di gioco. Pirri in volata da centro area dove Masinga, senza il suo controllore, trafigge Sardini di testa da 2 passi. Il gol vittoria arriva nel recupero, lo firma Piangerelli, bravo a ribadire in rete una palla respinta di istinto dal portiere Chimenti e a Cesena si ricomincia a sperare. Chiaramente adesso d'ora in avanti con l'apporto di Hübner pensiamo di avere qualcosina in più in attacco e non possiamo altro che sperare bene. Dobbiamo constatare che è un momento molto sfortunato per noi, perché abbiamo avuto anche l'opportunità per vincere la partita
e abbiamo sbagliato la palla buona. Un po' di mala sorte in occasione del gol di Zironelli, che ha aperto le marcature, forse c'è stata, ma per il resto tanta approssimazione nel Palermo, solo in parte rivalutata dall'impegno profuso dai rossanero. Il Venezia ordinato si è limitato a fare il compitino prescritto da De Vecchi e tanto basta col Palermo attuale. Poi se si dispone di un campioncino come Bellucci, che inventa punizioni del genere, meglio ancora. Non sarà un fuoriclasse, ma l'olandese Hoppe, alla prima chance che gli è stata data, il suo dovere l'ha fatto, riaprendo le speranze per i siciliani. Poi il gol di rabbia di Favi, che ha reso meno amara la domenica dei tifosi palermitani, ma che non ha impedito ai siciliani di finire da soli in fondo alla classifica. Abbiamo avuto qualche infortunio e purtroppo il Palermo ci ha castigati 4 minuti dalla fine.